Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. Oggi siamo in collegamento remoto con due consiglieri della lista di opposizione Rivarolo Sostenibile, Marina Vittone e Sandra Ponchia. Benvenute. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere in collegamento con noi. Grazie Allora, a voi per l'opportunità. ci mancherebbe. Oggi con voi volevo affrontare una serie di argomenti che riguardano l'emergenza sanitaria e propri della città, quindi anche alcuni aspetti della città. Partirei quindi con l'emergenza sanitaria, con l'impatto che sta avendo nel comune di Rivarolo, non tutto il canavese, ma concentriamoci su Rivarolo, e soprattutto per quanto concerne il commercio e l'economia. Cosa ne Certo, pensate? come sta succedendo anche a livello nazionale, e un po' in tutto il territorio regionale piemontese, anche Rivarolo sta soffrendo molto la seconda ondata pandemica. Abbiamo visto salire assolutamente il numero delle persone contagiate, delle persone positive anche nella nostra cittadina. E quindi questo è un elemento che desta molta preoccupazione, naturalmente anche credo, a tutti gli amministratori comunali, gli esponenti della pubblica istituzione, e tutti stiamo cercando di fare, ciascuno nel proprio ruolo, la propria parte per aiutare il sistema paese, in qualche modo la nostra cittadina. E anche nelle nostre stesse attività lavorative stiamo cercando, ognuno per il suo, di fare la propria parte per rispettare le regole e far sì che ci sia una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi frequentati dal pubblico all'interno della cittadina rivarolese. Sicuramente siamo stati colti un po' tutti di sorpresa per il fatto che, non tanto perché non si prevedesse la seconda ondata, ma per il fatto che è stata assolutamente più cruenta rispetto alla prima. Ecco, credo che forse questo non fosse esattamente nelle previsioni, e per molti aspetti, purtroppo devo dire che sia a livello nazionale che anche a livello locale, ci si trova in difficoltà nell'affrontare questa emergenza sanitaria, ecco. Certo, poi oltretutto voi la vivete come consiglieri, come cittadini, ma anche come docente Marina e come commerciante Sandra, quindi siete coinvolte maggiormente anche sotto questi aspetti. Il commercio di Rivarolo è in sofferenza, cosa si può fare per cercare di aiutarlo? Avete qualche suggerimento, qualche idea, un pensiero? Certo, sì, sicuramente il commercio è veramente un grosso problema per Rivarolo. Noi abbiamo presentato un'interrogazione diciamo, presenteremo al 30 novembre un'interrogazione proprio su questo argomento. Vorremmo capire come concretamente il Comune vuole supportare l'attività commerciale a Rivarolo. Ascoltando anche l'intervista all'assessore appunto preposto al commercio, abbiamo sentito delle belle parole: bisogna cavalcare lo strumento online, bisogna chiedere ai cittadini di venire a cercare i nostri negozi. Bellissimo, è quello che pensiamo tutti i giorni anche noi. Ecco, lo strumento online non è da combattere perché non abbiamo gli strumenti per combatterlo, ma veramente da cercare di utilizzarlo. Ecco. Però bisogna anche aiutare in qualche modo il commercio di paese, il commercio dei piccoli paesi, a seguire questa azione. Quindi noi quello che vorremmo è che il Comune si impegnasse, magari sfruttando la proposta dell'ASCOM del regalo sospeso. È stata annunciata in questi giorni un'attività promossa dall'ASCOM proprio del regalo sospeso. E vorremmo che il Comune si facesse promotore di questa iniziativa per portare concretamente un aiuto al commercio. È un'iniziativa che siamo un po' in ritardo sicuramente, ma si sarebbe dovuta pensare magari già qualche mese fa,
però proprio magari interfacciandosi con l'ASPOM, con la regione, con gli enti comunque preposti, con già magari qualcosa, qualche strumento in mano, si potrebbe cercare di esplicarle. E questa è una, diciamo, la nostra idea, ecco. Poi anche relativamente al mercato, anche quello è un discorso da approfondire, ecco. Marina, magari se vuoi proseguire tu sull'argomento del mercato, ecco. Sì, per quanto riguarda il mercato cittadino, noi riteniamo che giustamente siano state prese delle misure per tutelare il distanziamento sociale, che sono state concordate anche con la consulta degli ambulanti e con gli operatori commerciali stessi nel periodo primaverile, ci ricordiamo tutti ad aprile, diciamo che sono tornate queste misure anche abbastanza di attualità, perché vi è stata nuovamente una recrudescenza del virus, quindi nuovamente è necessario ricreare le giuste condizioni per tutelare la salute pubblica. E purtuttavia il nostro gruppo consiliare ritiene che sia necessario rivalutare la situazione, perché da un lato c'è stato sicuramente il gradimento dei cittadini, perché il Corso Rocco Mealdia garantisce sicuramente una modalità di poter visitare l'esposizione mercatale in più ampia libertà. Dall'altra, tuttavia, gli operatori del commercio fisso del centro cittadino hanno lamentato un fortissimo calo di vendite nel periodo in cui c'era l'apertura estiva e anche autunnale, fin tanto che poi non si è nuovamente richiusa, perché è entrato in vigore il decreto che ci ha determinati come zona rossa. Però tutti gli operatori commerciali del centro città chiedono a gran voce che il mercato cittadino possa ritornare a essere cuore del commercio, dell'attività terziaria, e possa supportare le loro stesse attività e integrarsi. Quindi noi riteniamo che sia necessario, con l'amministrazione comunale e tutti gli operatori del settore, rivedere la disposizione, pur dovendo garantire anche le condizioni di sicurezza in via Ivrea, ma nell'asse centrale Corso Torino, Corso Indipendenza e anche per il primo tratto di Viale Verone, per intenderci dalla rotonda all'incrocio con Corso Torino sino a poco prima dell'asilo Maurizio Farina, quel tratto può essere considerato più appetibile rispetto a Corso Rocco Mealdia. Quindi la nostra opinione è che, appena le condizioni lo consentiranno, sia assolutamente necessario riportare il mercato in centro città e ristudiare la disposizione, questo sicuramente. E poi, come diceva Sandra, avremmo sperato in qualche misura più pregnante dal punto di vista del sostegno economico alla categoria commerciale e produttiva. Avremmo sperato che lo sgravio rispetto alla Tari fosse più consistente, invece poi è risultato pari a qualche decina di euro, quindi non così significativa è stata la misura adottata dall'amministrazione comunale, anche se va riconosciuto sicuramente che è un primo passo, ma non ha avuto l'impatto da noi sperato, ecco. Questa idea che ha lanciato Sandra dei buoni regalo digitali, questa piattaforma vetrina che potrebbe essere un volano per spingere le nostre attività commerciali, soprattutto in questo periodo natalizio, e fronteggiare un pochino la concorrenza dei grandi colossi del commercio online, dell'e-commerce, è un'idea sicuramente non di primo pelo, come si suol dire, perché già in parte l'ASCOM di Torino l'ha ricordato, l'aveva adottato nel primo periodo pandemico e lo rilancerà anche per questa nuova occasione.
ma va integrata con l'azione che l'amministrazione comunale aveva avviato della piattaforma del commercio gentile. Ecco, bisogna cercare di fare sinergia e di mettere in rete tutte le varie opportunità che ci potrebbero essere. Naturalmente da parte nostra è l'appello ai cittadini a comprare in Riva Rolo, a sostenere i negozi, le nostre attività di vicinato perché sono il cuore pulsante della nostra città. Certamente. E invece per quanto concerne la scuola, qual è il vostro pensiero? Didattica in presenza, didattica online? Chiedo soprattutto a Questa Marina che... sì. Questa è una buona domanda, una domanda stimolante e che rappresenta bene la situazione di discussione continua che è presente anche fra noi operatori della scuola. Noi abbiamo avuto molte difficoltà nel periodo primaverile con la didattica a distanza perché non eravamo preparati, proprio come sistema paese, come sistema della rete di istruzione, in tutti i vari ordini di scuola. Abbiamo dovuto, diciamo, far fronte all'emergenza con dei mezzi di fortuna, tra virgolette, ma credo che la scuola italiana abbia dato prova di grande valore e abbia dato prova di saper reagire e ha reagito. Certamente in quel periodo l'azione didattica non è stata così, in qualche caso non è stata così efficace, tant'è che al mese di settembre, all'avvio del nuovo anno scolastico, abbiamo dovuto tutti quanti provvedere a dei piani di integrazione degli apprendimenti che non erano stati presentati o che erano stati presentati soltanto in parte nella parte finale del precedente anno scolastico. Dopo alcuni mesi devo dire però che è stato fatto un grande sforzo per implementare le reti tecnologiche. Sandra ne sa qualcosa, lei è un operatore del settore e sicuramente abbiamo provveduto a sostenere a livello di istituzioni, sia a livello centrale di Stato, sia anche a livello locale come amministrazione comunale di Rivarolo, per fare degli interventi di implementazione del Wi-Fi che tuttora però non sono ancora al top per quanto riguarda i nostri istituti rivarolesi, sia per fornire i device alle famiglie laddove fossero sprovviste e garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, a tutti i bambini, ai cittadini, diciamo, ai nostri piccoli cittadini, ai nostri alunni. La didattica digitale integrata sicuramente ha chiamato noi docenti, noi professionisti della scuola, dell'istruzione, ad un aggiornamento, ad una formazione ulteriore e ad un balzo in avanti da questo punto di vista che non ci saremmo mai aspettati di dover affrontare, ma che ha anche rappresentato un grandissimo arricchimento professionale. E sicuramente la tecnologia è entrata prepotentemente nelle nostre case, nelle nostre attività lavorative, è stata sicuramente una cosa positiva da un lato, dall'altro ha sicuramente prodotto degli effetti anche negativi sulla socialità, perché indubbiamente la didattica in presenza è un'altra cosa, il rapporto tra docente e studente è un rapporto privilegiato o diretto che mai potrebbe essere sostituito, però cerchiamo insomma di integrare le due azioni formative da questo punto di vista. Rivarolo ha cercato, la nostra città ha cercato di affrontare al meglio l'emergenza. Abbiamo lavorato il mese di luglio, agosto e settembre per garantire l'avvio dell'anno scolastico. Il comune di Rivarolo è stato chiamato e sollecitato in maniera continuativa, devo dire, da parte della scuola, dell'istituto comprensivo Gozzano, ma anche degli altri istituti scolastici cittadini. In buona parte ha risposto, alcune richieste sono ancora da esaudire, ad esempio ancora una piccola sistemazione interna dell'accessibilità agli ingressi delle scuole per quanto riguarda l'Istituto Guido Gozzano e la fornitura degli armadietti per le scuole dell'infanzia, gli armadietti monoposto che ancora siamo in attesa di ricevere e quindi questo è
un piccolo disagio al quale abbiamo sopperito utilizzando così altri mezzi, altre piccole strutture presenti nelle scuole, però bisognerebbe avere proprio le attrezzature adatte, ecco. In parte però devo dire sono state soddisfatte le richieste. Attendiamo soprattutto per gli istituti dell'infanzia, per le scuole materne, le attrezzature che abbiamo richiesto. Insomma, speriamo di averle a breve. Penso che Sandra, essendo nel settore, si trovi sovente di fronte, in questo periodo pandemico, di fronte a persone che hanno un approccio alla tecnologia del tutto nuovo e quindi vengano a chiedere aiuto. Sicuramente, sia privati ma anche proprio docenti, nel periodo soprattutto dell'altro lockdown, le richieste erano veramente pesanti, ecco, in quel senso, e la gente sicuramente erano tutti molto preoccupati di non riuscire a venirne fuori, ecco, e poi invece, soprattutto con la centralizzazione degli strumenti, quindi l'utilizzo delle piattaforme come Classroom, un po' da parte di tutti, ha portato veramente con grande lavoro a venirne fuori, ecco, sicuramente. Sì. Certo. Famiglie preoccupatissime con computer non funzionanti, webcam che non si vedono, però insomma non tutti i mali vengono per nuocere, sicuramente. Saremo tutti molto più preparati, questo sicuro. Una forma, diciamo, di evoluzione verso la tecnologia della città. Penso anche ai Pensando. ragazzi, tra l'altro i ragazzi magari malati, che non possono seguire le lezioni in presenza, aver creato un'infrastruttura del genere, veramente, o in ospedale o da casa, vuol dire non perdere mai o venire un giorno di scuola. Quindi questo è sicuramente un risvolto decisamente positivo, in tutto il resto che ha sicuramente i suoi lati negativi. Ecco. Certo, però al di là della pandemia sicuramente. Restando ancora, almeno per una domanda nell'emergenza, cosa si può ancora fare per la città? Abbiamo visto cosa è stato fatto per cercare di gestirla. Suggerimenti? Ma per la città si può fare sicuramente ancora molto e diciamo che nel primo periodo dell'emergenza abbiamo faticato un po' a prendere l'iniziativa e per cui ci siamo trovati anche in difficoltà con la distribuzione delle mascherine, ma questo è accaduto un po' su tutto il territorio nazionale. E ci si è affidati molto poi all'azione del volontariato per la distribuzione, per un servizio di assistenza alle famiglie, per la distribuzione dei buoni spesa. E sicuramente l'amministrazione ha faticato ad affrontare questo primo periodo. Ora credo che le cose da fare siano ancora molte. Sicuramente sarà importante questo servizio di drive-through che hanno predisposto, che partirà appunto in settimana presso il Polo di Protezione Civile di Rivarolo in collaborazione con l'ASL Lato 4. È sicuramente un presidio importante che diciamo servirà per sgravare un pochino gli altri hotspot predisposti dall'ASL nel territorio diciamo di competenza, Settimo, Chivasso, Ivrea, Cirié, da un certo punto di vista Rivarolo valorizza il ruolo di centralità di Rivarolo, quindi questo fa piacere che grazie anche al supporto della Polizia Locale, del gruppo di protezione civile L'Equilatero, si sia riusciti effettivamente ad allestire questo punto per i tamponi, per l'analisi rapida, per ricercare tracce di Covid nei cittadini, ecco. E ancora molto si può fare per quanto riguarda appunto l'appoggio alla nostra categoria, il sostegno economico alla categoria commerciale e produttiva, come si è detto. Bisogna cercare di sostenere con degli sgravi dal punto di vista dei tributi locali in forma più consistente. Quindi si spera che si riesca nei mesi successivi, ancora magari con delle variazioni al bilancio, di poter aggiungere
qualche ulteriore sgravio. E bisogna lavorare sul fatto della promozione adesso del periodo natalizio, delle nostre attività commerciali, delle nostre eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto bisogna già pensare adesso a quello che succederà, che speriamo che succederà poi nella primavera. Quindi bisogna pensare già alla ripresa dove la nostra città, le nostre realtà produttive e imprenditoriali hanno bisogno di essere promosse al massimo. Noi questa settimana, come gruppo consigliare Rivarolo Sostenibile, abbiamo presentato una mozione al sindaco, alla giunta, per l'istituzione di un portale turistico per quanto riguarda la città di Rivarolo. Un portale turistico perché proprio pensando anche a queste piattaforme vetrina che dovrebbero rappresentare al meglio il commercio rivarolese, abbiamo pensato, ma non da oggi, è già da diversi anni che insomma si spinge una proposta di questo genere, che il nostro patrimonio culturale, materiale, immateriale, le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre eccellenze enogastronomiche del territorio, pensiamo a tutti i prodotti di denominazione comunale, pensiamo alle nostre aziende agricole che lavorano con la filiera corta dal produttore al consumatore, hanno bisogno di essere promosse e incentivate. Un portale turistico per la città di Rivarolo città turistica, lo voglio ricordare, abbiamo riavuto il titolo proprio nel 2018, ha bisogno di avere uno strumento di promozione e valorizzazione turistica, ha bisogno di entrare nella rete di Turismo Torino e Provincia, di agganciare tutto il sistema museale torinese, di rappresentare un anello di congiunzione con le nostre montagne, e ha bisogno di entrare in rete anche con gli operatori turistici e commerciali del settore. Credo che l'istituzione di un portale turistico al giorno d'oggi per una città medio-grande come Rivarolo sia di assoluta importanza per promuovere le nostre bellezze, le nostre ricchezze, come dicevo. Un'operazione che può essere considerata costosissima, ma che in termini di ritorno, di immagine e di veicolazione dei nostri prodotti commerciali turistici avrebbe un ritorno davvero, davvero importante. Quindi noi speriamo che questa nostra proposta venga accolta il più presto, anche perché il sito internet del comune giustamente è un sito istituzionale di natura amministrativa, nasce per altre esigenze, per esigenze di trasparenza, di pubblicità dell'azione amministrativa degli amministratori locali, non ha propriamente una funzione di sviluppo turistico, quindi ci vuole uno strumento differenziato. Questo in un'ottica di guardare avanti, perché purtroppo in questi mesi stiamo molto procedendo di giornata in giornata, però bisogna ricominciare anche a pensare a quello che verrà dopo, a pensare a riorganizzare attività ed eventi anche sfruttando la grande ricchezza del volontariato locale, del terzo settore, che è sicuramente una realtà importante in Rivarolo. Certo, una ripartenza in quarta. Sonderei anche altri aspetti per quanto concerne la città di Rivarolo. È stato aperto questa settimana il parco urbano che ha preso il posto dell'ex scuola elementare per la quale voi vi siete battute, insomma, che non venisse abbattuta, scusate il gioco di parole. E un pensiero su questa apertura, su questi lavori terminati? Ma abbiamo pensato molto a questo percorso proprio durante il primo tempo pandemico, la prima occasione di pandemia, perché sicuramente a molti è tornata alla memoria questa scuola, questo edificio caro a tutti, che sicuramente molti hanno pensato che in questa situazione sarebbe stato utile, almeno nella parte ancora fruibile dell'edificio, collocare qualche classe, visto che si doveva reperire ambienti diversi sempre per queste misure di distanziamento.
noi avevamo immaginato, avevamo fatto una proposta diversa, come tutti si ricordano, il nostro gruppo consigliare aveva proposto la ristrutturazione dell'edificio in un primo tempo, o poi abbiamo visto che l'amministrazione comunque procedeva nella progettualità per l'abbattimento, quindi abbiamo sperato in un secondo tempo di poter arrivare in tempo, ecco, di essere noi a predisporre una progettualità diversa. Avremmo voluto, proprio in funzione di valorizzare la realtà aggregativa, sociale e turistica di Rivarolo, che sorgesse una struttura polifunzionale, sì immersa anche in un verde pubblico, in un verde urbano di contorno, ma che avesse un edificio in modo da sviluppare la potenzialità sociale, turistica e aggregativa della città di Rivarolo, potesse soddisfare anche l'esigenza dell'associazionismo locale per l'organizzazione di eventi e attività culturali e ricreative. E così non è stato, e la storia ovviamente ci è testimone. Questo progetto, diciamo, che ha portato avanti l'amministrazione comunale, che diciamo offre alla città di Rivarolo uno spazio verde urbano, è sicuramente adesso il risultato di una progettualità che ci offre uno spazio pubblico di fruizione pubblica, sicuramente dal punto di vista estetico gradevole. Abbiamo notato che ci sono alcune carenze dal punto di vista della sicurezza, per esempio l'area bambini, la ghiaia forse effettivamente non è proprio adatta all'attività ludica dei bambini, e mancano anche delle barriere di protezione verso il lato stradale, ma forse a questo si potrà porre rimedio, speriamo che si ponga rimedio nel breve termine, ecco. Diciamo che sicuramente il verde pubblico è apprezzabile laddove diventa di immediata fruizione del cittadino, delle famiglie. Naturalmente c'è una contropartita, perché il verde pubblico poi deve essere mantenuto. Rivarolo notoriamente, storicamente, ha molte aree verdi, ha dei parchi cittadini importanti, che però ha dimostrato in più occasioni di non essere molto efficiente nel gestire e nel curare. Pensiamo al Parco Malgrà, al Parco di Villa Vallero, ma a tutti i parchi cittadini che noi abbiamo difficoltà a gestire. Quindi un ulteriore parco urbano nel centro città, nel cuore della città, che poi sia non curato o lasciato all'incuria, potrebbe diventare, da fiore all'occhiello, potrebbe diventare così invece un esempio di cattiva gestione. Quindi da questo punto di vista bisognerà vigilare, noi vigileremo affinché possa mantenersi, diciamo, decorosamente. Dall'altro lato naturalmente ci sono anche aspetti di criticità, perché questo progetto è stato molto esoso dal punto di vista economico, quasi 700.000 euro è costata l'intero riadattamento di questo spazio, e dall'altra, diciamo, noi avremmo avuto piacere che la cubatura di quell'edificio di natura pubblica rimanesse, mentre invece in questo modo, con l'abbattimento, la città ha perso un edificio pubblico, una cubatura pubblica che avrebbe potuto essere mantenuta a patrimonio immobiliare della città. Però diciamo la storia così è andata diversamente, ora dobbiamo cercare di far fruttare ciò che è stato predisposto, quantomeno. Certo. Sandra, qualcosa da aggiungere sull'argomento? No, sull'argomento no, mi piacerebbe che si sfruttasse questo periodo con meno gente in giro per cercare di tenere un po' più pulita la città. Se ti sposti leggermente verso Lianico, provi a camminare, c'è una situazione di sporcizia a bordo strada non indifferente. Visto che c'è meno gente che sporca, penso che si potrebbe
pulire un pochino di più, ecco, mi piacerebbe che si curasse un pochino di più anche le zone non proprio centrali, ma anche comunque appena appena nel concentrico, ecco. Certo. Vicine al concentrico. C'è ancora un argomento che vorrei toccare con voi, l'acquisizione di parte del teleriscaldamento da parte di ENGIE. Notizia recente. Abbastanza recente, sì. Il vostro pensiero al riguardo? Sì, abbiamo preso appunto recentemente che il lotto privato del teleriscaldamento è stato acquisito da ENGIE e diciamo avremmo voluto magari essere così maggiormente informate o maggiormente coinvolte da questo punto di vista dall'amministrazione comunale, ma sicuramente questo ci riporta ad una vicenda che sicuramente dura da molti anni. Va detto che in questo momento questo gestore, questo soggetto economico opera nella nostra città e ci si trova, va quindi gestito da parte dell'ente pubblico, dell'amministrazione comunale, un rapporto che ahimè si basa su delle fondamenta un pochino fragili, perché tutti conosciamo la vicenda e sappiamo che questa centrale biomassa è nata in anni in cui non c'era molta trasparenza, molta conoscenza dal punto di vista pubblico di ciò che avveniva, ciò che si stava progettando. Questo progetto è nato diciamo con delle enormi potenzialità, perché sicuramente si deve considerare la tecnologia, non si può combattere la tecnologia, sicuramente il tipo di impiantistica non è ciò che viene messo in discussione. Non viene messo in discussione l'impianto di per sé come lavorazione delle biomasse o il tipo di risorsa che viene utilizzata per il teleriscaldamento, ma viene messo in discussione tutto il percorso con cui questo impianto è stato realizzato, viene messa in discussione una gestione che ancora oggi fatichiamo a vedere di pubblica utilità per la città di Rivarolo. Perché la filiera delle biomasse non è esattamente corta, sappiamo che comunque i materiali sono di provenienza oltre i 70 km, sappiamo che le emissioni in atmosfera sono comunque monitorate attraverso un sistema di autocontrollo del gestore stesso. E sappiamo che è un impianto che ha comunque un impatto ambientale sulla città che la città deve affrontare, dovrà affrontare. Per esempio, erano state chieste, l'amministrazione comunale le aveva chieste l'installazione di centraline per il monitoraggio dell'emissione delle polveri in atmosfera, ma ad oggi non risulta che queste centraline che l'azienda doveva impegnarsi a fornire alla città siano state invece fornite. Rispetto alla vicenda che ha visto la realizzazione della centrale a biomassa in Rivarolo, devo dire che gli unici risultati di trasparenza che comunque sono stati raggiunti e il coinvolgimento della città, comunque l'innesco del dibattito, del confronto non solo tra le forze politiche ma anche all'interno della cittadinanza, è stato comunque merito di quel comitato spontaneo sorto nel 2011. Quando un giorno la città si era svegliata trovandosi le gru che costruivano in quell'area senza che praticamente la cittadinanza fosse mai stata informata di cosa stava avvenendo.
Quel comitato comunque ha contribuito moltissimo a questi risultati di trasparenza, di coinvolgimento della cittadinanza, è un esempio di cittadinanza attiva, come tutti i comitati che sono sorti in questi anni, perché anche altri comitati che lavorano sullo sviluppo della viabilità cittadina, comunale e sovracomunale, sono basati sullo stesso principio. Io credo che i comitati spontanei nascano quando l'azione amministrativa è carente, quindi in quegli anni evidentemente il rapporto tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza era carente, quindi era nato questo comitato di cui anche io stessa avevo fatto parte e che effettivamente sono contenta di aver potuto contribuire ad una esigenza di trasparenza e di conoscenza verso tutti i cittadini. Oggi restano ancora numerosi interrogativi anche rispetto al contenzioso che aveva aperto la commissione prefettizia, la commissione straordinaria, ci ricordiamo, nel 2012 verso il gestore della centrale. Rimane aperto quel contenzioso perché, come sappiamo, il TAR ha rigettato comunque il ricorso delle parti sostenendo la sua non competenza nella vicenda, quindi rimane aperto questo contenzioso che in qualche modo forse l'amministrazione comunale vorrà cercare di risolvere. Come è noto, in generale quando l'ente pubblico va a transare per chiudere dei contenziosi risulta sempre la parte più debole. Questo è quello che ci rammarica molto, ecco, perché abbiamo visto anche in altre occasioni che la città di Rivarolo, quando ha transato per chiudere delle situazioni di contenzioso, ci ricorderemo anche rispetto alla vicenda del teatro e del centro fiere, alla fine l'amministrazione comunale è quella che ha avuto la peggio. Nell'ultima vicenda voglio ricordare a tutti che abbiamo sborsato anche 120.000 euro dei soldi dei cittadini dalla cassa comunale per chiudere quel contenzioso e poi il soggetto, l'istituto bancario, si è ripreso l'area, gli immobili manufatti, si è andata a sanare quella vicenda, però con un esborso economico che per ora nessuno ancora ci ha restituito. Non vorrei che anche in questo caso, e io credo che sarebbe fortemente inopportuno in questo momento, visto la situazione economica della città di Rivarolo, che una eventuale transazione fosse di nuovo elemento negativo per la città di Rivarolo. Ecco, io vorrei che invece la città di Rivarolo fosse garantita, dato che abbiamo avuto un impatto, avremo un impatto ambientale certificato anche rispetto all'incidenza sul trasporto locale, l'impatto che ci sarà sulla viabilità cittadina. Forse per una volta sarebbe auspicabile che invece Rivarolo potesse essere compensata, perché sicuramente rispetto a quell'area ex Valle Susa, ricordo anche l'altro lato del Valle Susa, dove sappiamo che anche lì c'è una situazione, nel lato verso Corso Indipendenza c'è una situazione di degrado, no? Noi ultimamente abbiamo presentato proprio un'interrogazione all'amministrazione comunale perché sappiamo che c'è proprio quella strada privata ad uso pubblico che rappresenta veramente uno spregio al decoro della città di Rivarolo. Anche quella è una situazione assolutamente insoluta alla quale non è ancora stata posta una soluzione se non quella di dire che è un rimpallo di competenze dal pubblico al privato, uno scaricabarile dove però ad avere la peggio sono sempre i cittadini. Ecco, io dico, siamo chiamati ad una responsabilità, perché se un'area è soggetta a uso pubblico, credo che comunque l'amministrazione pubblica non sia scevra di responsabilità in caso di incidenti o di problematiche dal punto di vista della viabilità, come peraltro abbiamo già visto è accaduto
nella nostra città e in altre occasioni, purtroppo. Certo. Io vorrei chiudere con un messaggio ai cittadini. Ai nostri cittadini rivarolesi l'augurio è di resistere, di tenere duro, di rispettare le regole, di impegnarsi e di fare in modo che tutti i loro familiari, i loro conoscenti siano consapevoli, insomma, che le regole in questo momento di pandemia vanno assolutamente rispettate, che dobbiamo cercare di essere solidali fra di noi e aiutare la nostra città, come si diceva inizialmente, comprando nei nostri negozi, sostenendo le nostre attività commerciali e produttive, aiutando anche con il volontariato, con la propria azione volontaria, sostenere anche l'amministrazione comunale con un intervento personale. Però ci auguriamo tutti che possa essere quello venire un anno sicuramente migliore di questo. Auguro insomma a tutti e chiedo a tutti i cittadini di essere partecipi e coinvolti nella responsabilità personale. Certo. Sandra, qualcosa da aggiungere al messaggio? Sicuramente. Voglio ricordare a tutti la tristezza dei negozi di Rivarolo chiusi a causa del lockdown e la paura che se persiste questo disinteresse della popolazione, ma non solo di Rivarolo, ma proprio generale nei confronti dei negozi locali, possa poi essere una situazione poi in un futuro stabile. Ecco, quindi una tristezza così, la tristezza dei negozi chiusi, vorrei proprio cercare di evitarla. Grazie per essere stato in collegamento con noi. Grazie a voi. E a presto. Grazie a te Magda e buon lavoro anche a voi tutti della redazione, grazie. Grazie anche a voi. Grazie, ciao. Continuate a seguire Pensieri e Parole in tempo di Covid, a presto.